Due settimane di iniziative che coinvolgeranno Napoli e la Campania per ricordare la Shoah. La città si prepara a celebrare la giornata della memoria martedì 27 gennaio con un cartellone di eventi che la Fondazione Valenzi, in collaborazione con il Comune e l'Associazione Libera Italiana, promuove attraverso il progetto Memorie, da quest'anno posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Avremo proprio il 27 qui nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino, come facemmo anche l'anno scorso, una bella manifestazione spettacolare con il contributo generoso di artisti napoletani, attori, musicisti. Avremo le letture di Rosaria De Cicco e avremo un bellissimo concerto dedicato alle musiche degenerate di Marco Zurzolo. Tra spettacoli, incontri, mostre fotografiche e reading sono una ventina le iniziative organizzate anche all'interno delle scuole per mantenere vivo il ricordo sullo sterminio degli ebrei e promuovere una cultura del rispetto umano contro ogni forma di discriminazione. La speranza ovviamente è quella di tenere la guardia alta, perché abbassare la guardia oggi significa dare spazio a quelli che sono i rigurgiti antisemiti e razzisti, che non solo in Italia ma in tutti in Europa vanno a sentire la loro voce. Martedì mattina, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, la cerimonia di consegna delle Stelle di David a testimoni e vittime di violenza, e nel pomeriggio all'antisala una mostra fotografica e il dibattito per ricordare i Rom sterminati nei campi di concentramento. Ci furono 500.000 Rom e Sinti che furono ugualmente gasati nei forni crematori dai nazisti, però di questa questione nessuno mai ne parla, perché i Rom emarginati nella loro cultura alle periferie delle città sono stati emarginati anche dalla storia.